cielo dato Gesù Cristo è avanti con Maria. Cari figlioli, questo video, che passerà anche sulla pagina YouTube di Radio Domina Nostra, serve ad annunciare la 2 giorni che faremo a Padova e Trebaseleghe, l'11 e 12 febbraio. L'11 febbraio, festa della Madonna di Lourdes, accoglieremo la statua della Madonna che ho presa a Fatima e che arriverà a Padova. E il programma prevede alle 16:30, sabato 11 febbraio, la recita del Santo Rosario. Al termine del Rosario, il momento forse più emozionante, con i fazzoletti accoglieremo e saluteremo la Madonna di Fatima, la statua alta 1,50 m che ha già avuto un benefattore che ha chiamato dal Veneto e che regala lui questa statua, che Dio lo benedica. Accoglieremo quindi la statua della Madonna e poi ci sarà la Santa Messa Solenne e l'unzione di tutti noi che abbiamo bisogno di preghiera. Questo sabato 11 febbraio all'Hotel Sheraton di Padova. Domenica 12 febbraio ci saranno 2 messe alle 10:30 e alle 16:30 a Trebaseleghe, alla cappella del piccolo Tabor di Cristo Re. Queste 2 messe per impedire l'assembramento eccessivo di fedeli, così che potete scegliere di venire o al mattino o al pomeriggio. Sarò ovviamente presente a tutte queste iniziative e speriamo possa venire, oltre a Fra Celestino che è già lì, qualche altro sacerdote del... mi pare che ci sarà anche già annunciato, mi pare, padre Johannes. Vediamo se viene anche padre Gebhard, se ce la fa. E così ci sarà l'accoglienza a Trebaseleghe della padrona di casa, che è la Madonna di Fatima, questa statua bellissima. Questi 2 appuntamenti, per iscriversi è necessario, per venire è necessario iscriversi e chiamare o a Sara De Biasi, che è la responsabile per il Nord, oppure alla segreteria centrale di Radio Domina Nostra. La Madonna vi aspetta, sta venendo da Fatima. Accogliamola con gioia. Sabato 11 all'Hotel Sheraton di Padova, a partire dalle 16:30, Santo Rosario, accoglienza per la prima volta della statua della Madonna, e con i fazzoletti e il saluto, il canto della Madonna di Fatima, Santa Messa Solenne nella Madonna di Lourdes, nella festa della Madonna di Lourdes, e poi l'unzione con l'olio del Buon Samaritano per chiedere alla Madonna che ci ottenga la liberazione dai mali che Dio non vuole che non vengano da Dio, e dalle sofferenze che non vengono da Dio. Domenica poi, come ho detto, 12 febbraio, 10:30 e 16:30, le 2 sante messe per accogliere a Trebaseleghe, alla cappella di Cristo Re, del Tabor di Cristo Re, la statua della Madonna, dove sarà posizionata e dove rimarrà definitivamente, perché ci protegga da tutti gli attacchi del male. Mi raccomando, iscrivetevi per tempo, ci sono giorni a disposizione, potete venire da qualunque parte. Ho saputo che già dalla Sicilia si stanno organizzando, sanno per esperienza pluriennale che questi momenti sono momenti bellissimi di grazia, rigeneranti, perciò si stanno già organizzando con gli aerei che costano un po' meno per essere presenti almeno sabato. Fatelo anche voi da tutta Italia, non mancate a questo appuntamento duplice, sabato 11 febbraio e domenica 12 febbraio. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria.